Chiuso per sempre per il locale etnico di via Campo di Marte, teatro di una lunga serie di risse ed episodi violenti, il prefetto di Perugia ha ordinato la revoca della licenza. È una delle due facce della lotta per la legalità a Fontivegge, quella repressiva, che però fatica ad arginare tutti gli episodi di microcriminalità. In pieno giorno le prostitute lavorano in via Canali, nonostante le maxi multe ad alcuni clienti elevate dalla polizia locale. Tossicodipendenti e spacciatori popolano ancora l'area, di più danno la sensazione di controllare il territorio e gestirlo in base ai propri traffici. Sul fattore sicurezza, purtroppo, e dico purtroppo, la microcriminalità c'è. Chi sta in questo luogo, la percezione c'è della insicurezza e quindi dice sto a casa, non esco. Noi stiamo facendo il contrario, vogliamo che questi residenti escano da casa e ci appropriamo del nostro territorio. Ed ecco la seconda faccia dell'impegno delle istituzioni, quella che punta con oltre 20 cantieri attivi a togliere spazi al degrado, come la palazzina RFI, ex rifugio per pusher e sbandati, e ora pronta ad accogliere una casa per artisti. Non possiamo risolvere i problemi che ha Fontivegge da soli. Dobbiamo essere pressanti e determinati nei confronti delle istituzioni tutte, ognuna ovviamente per le proprie competenze, affinché si instauri un processo positivo di recupero della socializzazione in questo quartiere.